Siamo sotto shock, quanto accaduto è orribile e tuttora incomprensibile. È la premessa ai giornalisti di Rhonda Blackmore del commissariato della remota regione canadese di Saskatchewan, che poi fornisce i dettagli di una strage, 10 morti, 15 feriti, che afferma rimanere senza movente. Una uccisione di massa a colpi di coltello che non ha precedenti in Canada. Il premier Trudeau in un tweet si è detto sconvolto. Nei riquadri i due sospettati, che la polizia sta cercando con ogni mezzo. Sono armati e pericolosissimi, ha affermato. Damian Sanderson, di 31 anni, e Miles Sanderson, nonostante lo stesso cognome, non avrebbero legami di parentela. Lo scenario degli attacchi, due sperduti villaggi immersi in boschi e praterie a perdita d'occhio, raggiunti solo da strade sterrate. I villaggi di James Smith, poco più di 3.000 abitanti, e Weldon, appena 200 residenti, due centri di comunità indigene di nativi canadesi che tra loro distano 25 chilometri. È da questa area che ieri, in tarda mattinata, sono arrivate le prime segnalazioni del massacro. Al loro arrivo, le prime pattuglie di polizia hanno trovato riversi sulle strade e nei campi 10 corpi senza vita, ovunque i segni di profonde coltellate, altre 15 persone ferite e agonizzanti. I due sospettati sono stati poi visti a bordo di un'auto nella città di Regina, capoluogo della regione, dove si sta svolgendo una gigantesca caccia all'uomo. Ovunque sono apparse le foto dei due sospettati. Restate chiusi in casa, ha esortato la polizia. La Federazione delle Comunità Indigene Canadesi ha tentato di dare una spiegazione della strage. Quanto accaduto, ha affermato, è colpa delle droghe che stanno dilagando anche nelle nostre famiglie.